Al San Paolo, cresce la febbre, non sarà il Napoli di Maradona come ho detto, ma gli stimoli e veramente la passione intorno a questa squadra non cala mai. Salvatore Biazzo. Sì, record stagionale di presenze al San Paolo, oltre 50.000 spettatori, applausi al veronese Marco Baroni, 33 anni, che segnò qui un gol storico, quello del secondo scudetto azzurro con Maradona nel 90. In campo un Napoli che ripropone il mediano Bogossian libero e libero Cruz come centrocampista. In difesa Baldini, nonostante l'influenza, assente Ayala per squalifica. A centrocampo Simoni preferisce alla fantasia di Beto la continuità di Bordin. L'arbitro è Tombolini, enologo di Ancona, assistente Ivaldi e Bilò. Primo piano per l'arbitro nel Verona, assenza importante quella di Corini, stagione finita. Appena gli inizi quella di Ametrano, ex Juventino. Scatta il Napoli, caricato come una molla da 8 risultati consecutivi, Aglietti per Milanese, suo il cross, colpo di testa di Aglietti, caccia alto sulla traversa, la prima palla gol della partita al settimo. Ecco le immagini montate da Attilio De Paola, siamo all'ottavo, Turrini, ma caccia arriva in ritardo sull'eccellente suggerimento. Subisce il Verona, chiuso in difesa, 23esimo, Cruz, sinistro, guarda il ben, respinge. Bogossian schierato come libero, Bogossian per Pecchia, tra i migliori del Napoli, c'è Giunta davanti a lui, lo ferma in maniera fallosa, calcio di punizione, Turrini si appresta a batterlo ed ecco Turrini colpisce il montante sinistro, una bellissima punizione, il tiro a rientrare, molto bello, avete visto, ha scosso il montante, il 28esimo, nella ripresa Simoni cambia in attacco e a centrocampo, entrano Caio e Beto, escono Bordin e Caccia. Ametrano, siamo all'11esimo, si distende bene Tagliatela, primo e unico intervento della partita. Turrini, colpo di testa di Bogossian, para, guarda il gol. Ancora Napoli in azione, ancora Turrini, suo il centro, velo di Beto e Aglietti sbaglia clamorosamente. Nel Verona al 19esimo entra un'altra punta, Totò De Vitis al posto di Maniero. 21esimo, Turrini marcato da Paganin, mette al centro, colpo di testa di Aglietti, arriva Cruz, ancora un sinistro a volo e ancora una parata del portiere veronese. Il guardalinee ferma il gioco, c'è un 12esimo uomo in campo, per la verità si tratta di un ragazzino, è Turrini che lo porta fuori, era accaduto qualcosa di simile anche in Parma-Roma. Intanto Pecchia, siamo nel finale. Deviazione del portiere sul palo, molto bravo per la verità il portiere del Verona. Colpo di testa di Bacci, poi ancora un colpo di testa di Colonnese, Pecchia per Recaio che lascia Aglietti, non riesce a coordinarsi per il tiro, la punta del Napoli esce tra De Vitis e Ametrano, rientra in aria, va alla conclusione, respinge Siviglia, poi arriva Colonnese, si scansa Aglietti anche per legittima difesa e il bolide potentissimo sinistro di Milanese, gol partita. Un gol davvero straordinario, come sentite esplode il San Paolo per questo gol di Milanese proprio nel terzo minuto di recupero dei 4 concesso. Si attendevano i gol di Aglietti e Caia, si è fatto largo il terzo gemello del gol. Esulta Tagliatela, nel primo tempo un Napoli non brillante come sempre, ma irresistibile nella seconda parte della ripresa. Il Verona ha resistito finché ha potuto, il catenaccio è saltato per una prodezza di Milanese e mentre la rivediamo al replay diamo la linea a Galeazzi ribadendo al San Paolo, Napoli batte Verona 1-0. Grazie Bianzi. Terreno allentato per la pioggia caduta nelle ultime ore nel Cagliari, esordio di Minotti prelevato dal Parma al posto dello squalificato Vega. In panchina Tovalieri acquistato nei giorni scorsi proprio dalla Reggiana, Reggiana che schiera due punte Simutenko e Valencia. Arbitra Rodomonti di Teramo alla direzione numero 54 in Serie A. Da Unilla Muzzi entra in aria, Muzzi il tiro alla respinta di Ballotta. Profondo lancio di Bisoli in direzione di Silva, strattonato da Parente, calcio di rigore in favore del Cagliari, siamo al nono minuto. Rivediamo e Parente commette fallo su Silva. Dal dischetto Pancaro che realizza 1-0 per il Cagliari, primo rigore in campionato in favore del Cagliari. Rivediamo la trasformazione di Pancaro. Mazzola dalla distanza, gran tiro, insidioso per Pascolo.
inquadrato Mazzone. Simutenko neutralizza agevolmente Pascolo. Schenardi verso Valencia, siamo alla mezz'ora, entra in aria Valencia inseguito da Sanna, gran tiro, palo. Inquadrato Valencia, il colombiano. Intervento irregolare di Parente su Silva, che ha qualcosa da far notare all'arbitro Rodomonti. Cerca di calmare i due l'arbitro, ma non trovano un'intesa i due giocatori, che vengono spediti anzitempo negli spogliatoi, dunque doppia espulsione. Punizione di O'Neill, palla oltre la traversa. Con le immagini montate da Lorenzo Cea passiamo alla ripresa. Quarto minuto, punizione in favore della Reggiana, quasi un angolo corto, battuta da Schienardi e Pancaro devia nella propria porta, 1-1 al quarto minuto della ripresa. Esultanza al Ravanelli per l'austriaco Az, che ha colpito di testa, vediamo la deviazione di Pancaro. Si prepara Tovalieri ad entrare al posto di O'Neill. Simutenkov intanto in azione, molto attivo, conclusione che termina fuori. Nel Cagliari entra Lonstrup al posto di Bettarini, in precedenza sempre nel Cagliari, Berretta sostituito da Cozza, nella Reggiana Pedone da Tonetto. Lonstrup in azione, gran tiro, deviazione in angolo di Ballotta. Rivediamo la prodezza del portiere Emiliano. Da Lonstrup a Cozza, disturbato, palla sul fondo. Da Mazzola Simutenkov che entra in aria e Pascolo con la gamba riesce a rifugiarsi in corner. Muzzi, il Cagliari si porta in avanti, il tiro, deviazione, per l'arbitro non c'è calcio d'angolo. Da Tonetto a Simutenkov, tutto solo, siamo al 50esimo, quinto minuto di recupero e l'arbitro fischia alla fine dell'incontro. Piovono fischi sul Cagliari per la Reggiana, primo risultato utile in trasferta. 1-1 il risultato. Linea a Giampiero Galeazzi. Grazie Stripoli, adesso c'è un break. Noi con la voce, voi con il cuore. E questa è l'esortazione dei tifosi del Parma, che Ancelotti accoglie schierando contro l'Atalanta una squadra generosa e offensiva. Crippa si sposta in mezzo al campo con Brambilla e così diventano determinanti le conversioni di un ottimo Stanic a destra, gli stacchi di Dino Baggio dietro a Crespo e le incursioni di Benarrivo a sinistra. Con la direzione di gara di De Santis e il Parma in maglia bianca, cominciamo questa sintesi dal secondo minuto del primo tempo ed è subito in evidenza l'esordiente croato Mario Stanic. Lo vediamo cercare spazio per il cross. Lo effettua, colpo di testa di Dino Baggio e grande parata di Pinato con una deviazione sopra la traversa. E adesso la risposta della formazione bergamasca con il lancio di Carrera in direzione di Inzaghi. Poi c'è questo assist di Bonaccini, ancora Inzaghi, solo davanti al portiere, e la respinta di Buffon. Abbiamo visto in precedenza Stanic sulla fascia destra, ora a sinistra Benarrivo, quindi il lancio da parte di Crippa, il colpo di testa di Crespo e alla parata centrale da parte del buon portiere dell'Atalanta in questa gara Pinato. Contropiede della formazione di Mondonico con Lentini, cerca il pallonetto, in pratica da tre quarti di campo e in due tempi si salva Buffon. Ancora il Parma, fascia destra Zemaria. Il lancio in avanti, c'è questa spaccata di Stanic e poi l'anticipo della numero 2 Herrera su Crespo, grande occasione per il Parma. Un corner di Zemaria, attenzione colpo di testa da parte di Stanic e respinta di testa sulla linea di Bonaccina. Il Parma insiste in questa azione, questo è Dino Baggio, è braccato da Carrera, contro cross, ancora Stanic, colpo di testa e deviazione in calcio d'angolo di Pinato. Al 34esimo sul lancio di Crippa i padroni di casa reclamano il calcio di rigore per un intervento di Mirkovic su Crespo. Questa è la versione rallentata dell'episodio, presa diretta, colpo di testa di Dino Baggio. Adesso è Crespo, controllo, vince due rimpalli. Dal limite dell'area il tiro e il pallone che finisce non lontano dal palo. L'ultima chance del Parma nel primo tempo, la battuta dalla bandierina di Zemaria, il colpo di testa dell'altro difensore Thuram e il pallone che è fuori. Mondonico è giustamente preoccupato per il gioco aereo avversario, ma occorre tenere presente che il Parma ha già sciupato molte energie. E con il montaggio di Alessandro Morbidelli vediamo cosa succede nella ripresa. C'è Chiesa che va su questo pallone, punta Mirkovic. Sul fondo il cross, il colpo di testa che viene tentato da Crespo e il pallone ancora una volta a lato. Sempre il Parma con il playmaker di oggi che è Brambilla. Fa filtrare il pallone, assist di Crespo, Stanic completamente solo e questo è l'unico errore della sua partita, ma un errore veramente decisivo.
Nel secondo tempo entrano Fortunato, Rotella, Mussi e Strada. E un po' per il dirottamento del numero 23 Rustico sulle piste di Stanic, un po' per la determinazione dell'Atalanta in difesa, la squadra di Ancelotti perde mordente in fase offensiva. Negli ultimi 25 minuti infatti il Parma conclude rete solo con questo tiro di Crespo e lo 0-0 mette in evidenza in pratica tre cose. Molto confortante la prestazione di Stanic, impetuoso e sfortunato il Parma ma solo per 90 minuti, per 60 dei 90 minuti, irriducibile l'Atalanta nel credere fino in fondo al pareggio. È tutto dallo stadio Tardini e la linea torna a Giampiero Galeazzi. Gran freddo al Dall'Ara, ma il tifo bolognese scalda subito l'ambiente, salutando il ritorno in panchina di Renzo Olivieri dopo la lunga squalifica. Oltre agli infortunati Fontolan, Pavone e Tarozzi, nel Bologna manca anche De Marchi, squalificato. Va in campo il neorossoblu Mangone, ex Bari. A centrocampo fiducia a Marocchi. Nella Piacenza Muti deve fare a meno degli squalificati Tramezzani e Luiso, al loro posto Delli, Carri e Tentoni. A centrocampo rientra Scienza e Valotti ripiega in panca. Arbitra il signor Trentalange di Torino. Subito in avanti il Bologna, al primo calcio di punizione batte Torrisi. Torre di Anderson per Kolivanov che si detteggia bene, tiro e Taibi salva di piede la porta. Dal basso si vede il bel tiro e la gran parata del portiere piacentino. Da Torrisi, lunga palla in avanti per Anderson, controllo di petto, da quasi 30 metri, sinistro improvviso, Taibi vola e mette in angolo. Kolivanov riceve da Mangoni, ancora il russo, si resteggia bene e va sul fondo, cross, testa di Anderson appena fuori, è il trentesimo. Si fa vedere il Piacenza, punizione di Scienza, sbuca Delli Carri, gran colpo di testa, rivediamo. Siamo in chiusura di primo tempo, Pari tenta di difendere il pallone da Mangoni, forse commette fallo, viene ammonito ma è il secondo giallo e c'è l'espulsione. Ecco, rivediamo il presunto fallo, l'eventuale fallo di Pari. Il Piacenza rimane in 10 e Mutti rimane di sale. Ripresa con il Piacenza in 10 uomini, lancio di Paramatti su cui va a chiudere Di Francesco fallosamente, dice Trentalange, e decreta il calcio di rigore. Rivediamo. Questo è l'intervento di De Francesco su Paramatti, ancora un'immagine da dietro questa volta. Va a battere Kolivanov, ma Taibi conferma il suo momento e va a deviare dalla bandierina. Testa di Paramatti e Scienza salva con la mano o tenta di farlo sulla linea, palla dentro o palla fuori. Rivediamo anche questo episodio, ecco Scienza a volare con la mano, il Guadaline e Fiori corre verso il centrocampo ed è gol. Bologna 1, Piacenza 0 al nono e Mutti corre di pari, in campo Valtolina e Moretti per Pine Conte. E proprio Moretti subito in evidenza, apertura per Piovani ma Antonioli chiude bene lo specchio. Contestazione per questo fallo di mano di Polonia che toglie i palloni a Bresciani. Il tempo è scaduto, il Bologna si sente primo in classifica ma il Piacenza italico non molla. Piovani manda verso il centro, Torrisi libera, ancora Piovani controlla il pallone, guarda, ancora un cross e Tentoni, gran volo ed è il pareggio al 91esimo, Bologna 1, Piacenza 1, rivediamo il gran gesto atletico di Tentoni. È stata una bella partita, il Bologna avrebbe forse meritato di vincere per la mole di gioco prodotta ma non tramutata in gol. Il Piacenza ha saputo ovviare all'uomo in meno per tutta la ripresa con spirito di sacrificio incommiabile, senza però tradire il suo gioco. E ha meritato in fondo il pareggio. Lì dallo studio. Ranieri è stato chiaro con i suoi, stavolta più che il bel gioco servono i tre punti, ma i guai arrivano dalle squalifiche di Carnasciali, Amoruso e Bigica. Galeone che festeggia le 100 panchine in Serie A all'esordio nell'87 ha brutti presentimenti e teme la goleada dei Viola, squalificato di Cara, ormai è rottura con Negri che non è neppure partito con la squadra, in campo Pizzi. Subito Kocic, il portiere del Perugia, protagonista sulla diagonale di Batistuta e poi a respingere la botta di Oliveira. Quasi tutte le azioni della Fiorentina partono dall'asse Robbiati-Rui Costa, qui il portoghese libera Batistuta e solo davanti al portiere si allunga troppo il pallone, si dispera l'argentino. A spazio sulla destra Gautieri, il migliore dei suoi insieme a Rapaic, il Perugia del primo tempo è tutto qua. Kocic blocca il pallone fuori dall'area, cartellino giallo per lui, punizione dal limite per la Fiorentina, le immagini non ci aiutano, il tiro è di Pusceddu, rimproverato duramente da Batistuta. Rui Costa serve ancora all'argentino, il suo diagonale fuori di poco.
Il contropiede della Fiorentina, Oliveira, per Robbiati, che ha tutto il tempo di prendere la mira, ma il destro non è il suo piede. Rui Costa distribuisce palle gol una dietro l'altra, questa è per Batistuta, perfetta l'uscita di Kocic. Ancora Rui Costa che stavolta prova da solo, ma il numero uno jugoslavo del Perugia non si fa sorprendere. Siamo alla 44esimo e per questo tocco di mano di Allegri in area l'arbitro Boggi assegna il rigore ai Viola. Proteste dei giocatori di Galeone, cartellino rosso anche per Allegri. Sul dischetto Batistuta il suo destro, ancora un intervento prodigioso di Kocic e il risultato è ancora fermo sullo 0-0 con le immagini preparate da Carla Provvedi Ridolfi, primo piano per Kocic. Andiamo alla ripresa che si apre con la Fiorentina costantemente in avanti. Rui Costa, ancora lui per Batistuta, ha spazio per avanzare e stavolta anche il bravissimo Kocic è costretto ad arrendersi. Esulta sotto la curva Batistuta e il vantaggio della Fiorentina, cartellino giallo per l'attaccante argentino che subito dopo all'occasione per il raddoppio Kocic si oppone di piede. Il lancio per Gautieri, siamo alla decimo, supera in velocità Toldo ed è il pareggio a sorpresa del Perugia. Nuova situazione di parità 1-1, la gioia di Gautieri. Rui Costa prova da solo, supera due avversari e poi batte Kocic con un pallonetto delizioso. Anche per lui esultanza sotto la Fiesole e nuovo cartellino giallo. La Fiorentina di nuovo in vantaggio, miracolo di Toldo sul colpo di testa di Matrecano. C'è spazio adesso per la Fiorentina che può agire in contropiede, 4 contro 2, superiorità numerica che Oliveira spreca così. Il Perugia non sembra in grado di reagire, gli dà una mano Robbiati che si fa espellere per questo fallo su Gautieri, doppia ammonizione, cartellino rosso per Anselmo Robbiati. Sul calcio da fermo il Perugia protesta per questo intervento di Falcone su Rapaic, il signor Boggi fa proseguire. Lo show di Oliveira che supera Castellini e segna il gol del 3-1 che chiude virtualmente l'incontro. Ma c'è tempo anche per un'altra rete, sempre della Fiorentina. Pusceddu sulla sinistra per Batistuta, la botta alla volo, deviata nella propria porta da Rocco. La Fiorentina torna così a vincere dopo 4 pareggi consecutivi, passivo pesante per il Perugia. Il suo portiere Kocic, come abbiamo visto, è stato tra i migliori in campo e la linea torna a Roma. Se per leggere i risultati, Champions League Sacchi si riabilita con questa sua prima vittoria in campionato. Marco Scivoli. Nell'iniziale indifferenza del pubblico rosso-nero, Angelo Pagotto, campione d'Europa Under 21, rileva Rossi tra i pali. Sacchi, in prima campionato dopo 5 anni e mezzo, può disporre tra gli altri di Aranio, Desai e Wea, assenti contro Rosenborg. In panchina il nuovo acquisto svedese Jesper Blomqvist. Udinese prima dell'infortunato Birov, lo sostituisce brasiliano Amoruso, spalla di Poggi, qui al tiro. Esordio in campionato anche per Luigi Turci, ben piazzato sulla schiacciata di Boban. E siamo al 19° minuto, Boban per Wea, il tiro di prima intenzione carambola su entrambi i pali e il signor Beskin fa proseguire. C'è il sospetto che la palla sia entrata sul tiro di Boban, sospetto confermato da queste immagini. Era effettivamente gol quello del giocatore croato. Sul tiro del croato quindi Milan che poteva essere in vantaggio, Milan che lascia spazi per il contropiede dell'Udinese qui con Amoruso, ma un Milan che balbetta in avanti e Davids si lamenta con i compagni. Una uscita di Pagotto, una conclusione di Stroppa e il volo di Pagotto, un buon esordio per il portiere, uno degli eroi di Barcellona. In chiusura di prima frazione esce Boban acciaccato dentro Albertini e subito il centrocampista della Nazionale va al tiro costringendo Turci a questa deviazione in calcio d'angolo. Nella ripresa con il montaggio di Alfonso Lodato, Savicevic per Dugarry. Sesto minuto, il lungo traversone di Boban, incerto Turci nell'uscita, ne approfitta Savicevic, il cross di Wea, l'uscita incerta di Turci e Savicevic mette a segno il suo primo gol in questo campionato. Dura poco il vantaggio del Milan, Stroppa, un ex, su calcio di punizione, Pagotto nulla può, rivediamo la prodezza dell'ex giocatore del Milan, sfiora di testa il pallone Wea, nulla da fare, 1-1 e siamo all'11°. Un retropassaggio, l'uscita valanga di Turci su Wea ed è il Milan che si fa più pressante in avanti a cercare il gol anche su queste palle inattive, lo stacco di Wea nell'area di rigore friulana. Poi esce Amoruso ed entra Clementi, un attaccante per un altro attaccante, il Milan si fa più vivace
coordina meglio le sue azioni e vedete come Weah manda alla conclusione. Eranio, 21esimo minuto, Milan in vantaggio, è il primo gol anche in campionato per l'ex giocatore di Genoa. Rivediamo lo stupendo colpo di tacco di Weah, Eranio che resiste al ritorno di Sergio ed è il gol del 2-1. L'Udinese che si fa viva con Clementi e c'è spazio poi anche per lo svedese Blomqvist che entra subito in partita, il lungo traversone di Eranio. Arriva Blomqvist sulla sinistra, l'appoggia per Desai, prova il dribbling su Calori, azione piuttosto confusa, Albertini della lunga distanza, deviazione, palla sul fondo. E poi osservate Weah che ruba palla così a Turci, mette in rete ma Beskin, l'arbitro, giustamente annulla. Siamo ancora nel tre quarti di campo del Milan, stroppa per Poggi che ha cercato la conclusione, ben piazzato Pagotto e poi entra duro Costa Curta su Calori, si accende una mischia fra i due, intervengono anche Sergio, interviene Bia. Il signor Beskin ammonisce il giocatore del Milan che non contento va a stuzzicare così Calori e questo gesto costa l'espulsione a Costa Curta. Siamo al 39esimo minuto, osservate la freddezza di Pagotto, bravissimo prima su Stroppa e poi su Clementi. E siamo in chiusura con questo taglio di Blomqvist per Weah, ancora una volta bravo Turci. Milan che riprende i tre punti in campionato dopo un mese e mezzo giocando una ripresa all'altezza. Ed aspettando il gol di Weah è stata fondamentale oggi la freddezza di Pagotto. Sacchi potrà lavorare quindi tranquillo, mentre per l'Udinese uscita tra gli applausi. Ricordiamo mercoledì sarà ancora campionato nel confronto contro la Juventus nel recupero. A te la linea Giampiero. L'Inter che pareggia Gioia Carfef, mi sembra tutto sommato che il Vicenza recrimini un po' per questo risultato, ma sentiamo Stefano Bizzotto sul big match di questa 12ª giornata. Gli occhi del mondo su Vicenza-Inter, 120 paesi nei quali la partita viene trasmessa in diretta o in differita. Dopo la mezza rivoluzione di domenica scorsa il Vicenza torna al classico, Murgita unica punta, Otero a mezzo servizio fra centrocampo e attacco. Nell'Inter Bergomi per lo squalificato Anglomà, Zamorano in panchina, Djorkaeff Branca coppia offensiva, arbitra Cesari di Genova. Sesto minuto, angolo per il Vicenza, lo calcia Ambrosetti. Pallone in aria, il destro di Sartor, Pagliuca si oppone con i pugni. La risposta dell'Inter affidata a Zanetti, da questi sulla destra a Branca, affrontato da D'Ignazio, il destro di Branca non preoccupa Mondini. Decimo minuto, Di Carlo ruba palla a Winter, serve Ambrosetti, bello il controllo, la conclusione dal limite a lato, ha tirato di destro Ambrosetti che non è il suo piede. Diciannovesimo, lungo rilancio di Lopez, la testa di Murgita, il controllo di Otero in posizione di ala destra, il cross dell'uruguaiano per Di Carlo, il tentativo di colpire di testa non riesce, Di Carlo ancora in possesso del pallone, attende l'inserimento di Maini, la conclusione di Maini e il Vicenza meritatamente è in vantaggio. 19esimo è il terzo gol stagionale di Maini, lo rivediamo. E andiamo al 31esimo con la rimessa di Winter per Branca in posizione di ala sinistra. Davanti a sé Sartor, il cross di Branca, la testa di Zanetti, il pallone sopra la traversa. 39esimo, ancora Zanetti, riconquista un bel pallone sulla destra, il cross Branca di testa in mezzo dove però non ci sono compagni pronti ad approfittare. 45esimo, la punizione di Di Carlo, la testa splendida di Murgita, altrettanto bella la replica di Pagliuca, l'Inter si salva. Inquadratura per Roberto Murgita, rivediamo il suo colpo di testa e apprezziamo anche la parata stupenda di Gianluca Pagliuca. Poi al 47esimo in pieno recupero, contatto in aria fra Pistone e Otero, reclama rigore il Vicenza, dice di no Cesari, squadra negli spogliatoi. Nella ripresa Inter con Zamorano per Pistone, Zanetti fa il terzino sinistro, Djorkaeff retrocede alle spalle delle punte che sono Branca e Zamorano. Si ricomincia con D'Ignazio che va via molto bene a Bergomi, va al cross, cross che in realtà diventa un tiro, problemi per Pagliuca che si rifugia in calcio d'angolo. Poi al quarto minuto Vicenza in velocità, da Maini a Murgita, sulla sinistra arriva Ambrosetti, Murgita lo serve, Ambrosetti è solo, gli si fa incontro Pagliuca e salva la propria porta. Il lungo rilancio di Paganin per Branca che lascia rimbalzare il pallone, il destro brivido per Mondini sul fondo. Va via Giorca e fa Viviani, sulla sinistra c'è Winter, riceve l'olandese il cross e la testa di D'Ignazio anticipa quella pericolosissima di Zamorano.
Da Vinter a branca di testa a Zamorano, poi Sforza, cincischia un attimo e la difesa del Vicenza si salva. Passano pochi secondi, Di Carlo contende un pallone a Vinter, serve Ambrosetti ancora libero in aria, perde l'attimo, rinviene Bergomi ed è calcio d'angolo. E poi al 18esimo questo contatto fra Lopez, fra D'Ignazio scusate, e Sforza, è calcio di rigore per Cesari, le proteste del Vicenza. Sul dischetto 19esimo Yuri Djorkaeff, Djorkaeff contro Mondini, pallone a sinistra, portiere a destra, pareggio dell'Inter, quinta rete stagionale per Yuri Djorkaeff. 28esimo punizione per il Vicenza, Maini tocca a Lopez, il destro del capitano ancora una volta con i pugni Gianluca Pagliuca, poi Bergomi in angolo. 32esimo da Vinter a Branca, da questi a Zamorano, limite dell'aria, il destro del cileno e questa volta sono i pugni di Mondini a farsi apprezzare. 1-1 il finale fra Vicenza e Inter, prestazione di grande intensità da parte del... Il pubblico delle grandi occasioni al Ferraris, la Sampdoria contro i campioni del mondo. Forte vento di tramontana a Genova, vento che tormenta anche la nostra microcamera. Appaiono anche dei tricolori tra i non pochi tifosi della Juventus che dopo il titolo mondiale vogliono anche lo scudetto. Complimenti a Sven Goran Eriksson per la 300ª volta allenatore in Serie A. La sua mossa a sorpresa è in Vernizzi, fuori Montella, Eriksson rinuncia al 4-3-3, occhi puntati su Del Piero e su Mancini che ha 10 anni di più del talento bianconero. L'arbitro è Braschi. La partita. Deschamps per Bokšić, è in ritardo Mannini ma Ferron sceglie bene il tempo della sua uscita. Di Livio lancia Del Piero, intervento con il braccio destro di Pesarisi che viene giustamente ammonito. Fallo peraltro opportuno per la Sampdoria, Del Piero era già andato via. Carembo. Poi Torricelli su Mancini, ma non sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore. Ammonito Balleri per questa entrata su Bokšić, era davvero a pochi centimetri il direttore di gara. Zidane dalla bandierina, Pesarisi controlla Del Piero e Ferron che neutralizza la deviazione del suo compagno di squadra Mihajlovic. Eriksson cambia un po' il centrocampo, sposta Invernizzi e Veron, sta subendo la Sampdoria. Qui graziato Deschamps, intervento con il braccio destro, non ha ammonito stavolta Braschi. Ancora Pesarisi e Del Piero, Zidane dalla bandierina, Ferrara, palla in rete. È il 33esimo del primo tempo, Juventus in vantaggio. Veron non arriva sulla palla, prontissimo Ferrara, la sfera passa sotto le gambe di Carembo, niente da fare per Ferron, rivediamo da altra angolazione. Molto serio Ferrara nel ricevere i complimenti, l'incoraggiamento di Di Livio, davvero originale questa immagine di esultanza. Momento difficile per la Sampdoria, Zidane lancia a Dimas, corridoio per il portoghese, Zidane segue l'azione ma viene anticipato in corner da Pesarisi. Poco incisiva la Sampdoria, Mancini imbecca Veron ma è debole la conclusione con il destro. All'inizio della ripresa Eriksson cambia, fuori Carembo, dentro Montella. Punizione di Mihajlovic, Peruzzi seppur coperto respinge, poi ribattuta la conclusione di Veron. Pesarisi e Ferrara, giù il sampdoriano ma c'è Mancini, le sue finte su Deschamps, sinistro la sicurezza di Peruzzi. Mihajlovic dalla bandierina. Colpo di testa di Franceschetti, poi Di Livio sulla linea. Chiedono il gol i giocatori della Sampdoria, ma a torto, perché come vediamo nel montaggio di Maurizio Ruggeri, la palla non ha superato la linea. Zidane lancia Del Piero, buco centrale nella difesa della Samp, tentano di recuperare Pesarisi e Mihajlovic. Del Piero finisce nel sandwich blu cerchiato, Pesarisi forse è arrivato per primo sulla palla, episodio comunque da Moviola. Montero su punizione, sinistro e palo esterno. Padovano per Del Piero dopo che Jacopino ha sostituito Carparelli. Mannini va a cercare Montella, trova invece Mancini. Pronta la conclusione con l'interno del destro, non si fa sorprendere Peruzzi. Jugovic attaccato da Mannini va giù, accentua un po', protesta Balleri che era già stato ammonito nel primo tempo. Espulsione di Balleri per somma di cartellini gialli. Deschamps lancia Padovano, valutato in posizione regolare. Straordinaria è l'occasione per il raddoppio, ma Padovano scarica addosso a Ferrone. Poi Lombardo, subentrata di Livio per Tacchinardi che ha preso il posto di Jugovic.
finisce 1-0 per la Juventus. Juventus che ottiene il suo secondo successo esterno in questo campionato e pone fine alla striscia positiva della Samp che durava da 6 turni. Gara brutta soprattutto nel primo tempo, squadre corte, molto pressing, battaglia a centrocampo, ha deciso questa prodezza di Ferrara al suo 19° gol in Serie A, un gol davvero pesantissimo. E su queste immagini la linea torna a Galeazzi. Grazie.